romanticismo ottocentesco, eccetera. Però sento anche delle cose più contemporanee. Ad esempio, il momento della pop art mi ha fatto impazzire, ho disegnato delle robe, ho fatto la pittura che poi ho distrutto completamente, delle tele, però era un momento che mi aveva risvegliato qualcosa dentro, di creativo. Però mi piacerebbe pensare, come anche nelle canzoni, che c'è questa possibilità da parte di chi le scrive, o scrive la musica, o anche dipinge, che non sei obbligato ad essere sempre presente nel tuo momento storico, eccetera. Puoi anche permetterti qualche piccola divagazione, qualche piccolo viaggio al di fuori nel tempo. Però è chiaro, sempre con un riferimento, sempre il bisogno di essere poi nella tua realtà, nei tuoi bisogni, nella tua espressione contemporanea, eccetera. Dopo una bella tournée robusta, non è male trovarsi ma anche nella solitudine di uno studio così. A me piace moltissimo. Cioè, mi riposa, mi fa pensare poi dopo ancora di ricominciare il viaggio. Cioè, è una continua discesa, è una continua uscita e poi entrata delle cose. E questo mi carica anche positivamente, mi carica di energie. Ho bisogno anche della riflessione, ho bisogno di essere da solo, ho bisogno di essere da solo con me stesso, mettendomi alla prova con qualcosa che ho pensato mentre viaggiavo. Mentre facevo la musica, inconsciamente ho recuperato e ho messo dentro tutto un bagaglio di immagini, di sensazioni, di figure, di volti, di facce, eccetera, e di paesaggi soprattutto. E poi questo deve uscire in un disegno, non obbligatoriamente, voglio dire, è una cosa molto spontanea. E questo, secondo me, è bellissimo, perché quando poi alla fine sono stanco ma soddisfatto. E sai, la soddisfazione non è che sia una merce che si vende e la puoi comprare. Per quello che riguarda le lecchine, gli inchiostri, la tramatura, dei segni, quelle cose lì, il fatto di dover fare, di aver deciso di fare piccoli segni per acquistare poi in trama il volume del disegno, che di solito è molto piatto, quella è una cosa che io ho imparato disegnando molto da ragazzo a matita e a biro. Cioè, la biro, che è una punta dura, non offre dolcezza, non offre tenerezza, quindi offre solo il segno deciso. E essere obbligato sempre a disegnare, mi obbligavo sempre a disegnare con la biro, e allora ho imparato a intrecciare, nessuno me l'ha insegnato, ho imparato a intrecciare questi segni che man mano si sovrappongono e diventano proprio una tela, una ragnatela. Ecco, per quello che riguarda la china, l'olio, sono un autodidatta, quindi in fondo, quando vado a vedere le mostre, quando guardo gli artisti, quando vedo i miei amici che dipingono, inconsciamente probabilmente rubo qualcosa, prendo qualcosa da loro, e poi sperimento, ma non tanto, non sono un grande sperimentatore di tecnica.